Come possiamo utilizzare la glassa reale avanzata? Al di là che possiamo metterla in un sacchetto molto molto più piccolo, fatta anche con della carta forno oppure con della carta stagnola, tagliando la parte finale del cono e usandolo per scrivere su dei biscotti, su qualsiasi cosa. Ma se vogliamo conservarla, no, questo è un piccolo trucco per far stare piatta e che sempre se siete soli, in questo modo non si sposta la carta da forno. Mettetela su una superficie bella piana come questa teglia e poi fate delle piccole o dei piccoli spuntoncini in questo modo, che sono come delle piccole meringhette, che poi seccando avranno una consistenza molto rigida e vi potranno servire per esempio per decorare una torta, perché no, al cioccolato. Tutto intorno potete mettere queste piccole, diciamole così, meringhette che vi si conservano a lungo se tenute lontano dall'umidità e in sacchetti per esempio di carta del pane o comunque in una scatola dove permetta un'essiccazione perfetta. Possiamo fare anche dei petali che poi utilizzeremo raggruppati per fare dei fiori. Faccio vedere come, ad esempio, adesso facciamo il centro del fiore, poi prendiamo dei petali già fatti precedentemente e ben secchi, vedete come sono, e mettiamo tutti intorno per formare un fiorellino. In questo modo la parte umida farà da collante dei petali, diciamo, già preparati e avremo una decorazione pronta per quando ci servirà per una torta di compleanno o quello che vorremmo fare. Possiamo anche decidere di fare delle strisce. E poi seccando saranno come dei piccoli bastoncini, anche questi che utilizzeremo per delle decorazioni. O perché no, in periodo natalizio possiamo dare la classica forma del bastoncino di zucchero. Se nella lavorazione abbiamo paura di aver assottigliato troppo una parte e abbiamo un sospetto che si possa rompere, niente ci vieta di riandare sopra e rinforzare il nostro bastoncino in questo modo, così siamo sicuri che nell'essiccazione non si romperà. Lasciate a temperatura ambiente in un posto abbastanza areggiato per qualche ora e nell'arco di mezza giornata avrete le vostre decorazioni pronte che si conserveranno a lungo.